Torna anche questa settimana puntuale come sempre l'appuntamento con il Sassone allo Stagno, questa settimana da Albino per celebrare le imprese dell'Atalanta. La squadra bergamasca riuscirà a portarsi a casa la Coppa Italia e anche magari un posto in Champions League? Sentiamo cosa ne dicono i tifosi. Tifoso dell'Atalanta, sì. Figlio. Fantastico, Real Atalanta, guarda lì che immagine. Adesso mancano poche partite. 15? La finale di Coppa Italia, sì. Sì, ok. E il resto? Come va a finire? Si vince la Coppa Italia, si va in Champions? Ma si va in tutto, non si proprio. L'Atalanta diventerà la prima in classifica. Addirittura? No, sì. È un po' difficile. Questo è un mio pensiero, è un mio pensiero. Tifosa da quando? Eh? Tifosa da quando? Io sono 60 anni, no, 40. Dai, sempre diciamo stata... 40, ma ne ho oramai 60, 62 più. Mai stata allo stadio? No. C'è stato il sorpasso dell'Atalanta sul Milan. Siamo messi malissimo, noi lo so, però giustamente lo merita, da quel lato lì sono contento per l'Atalanta e tutti i suoi tifosi. Perché... Come vedi il finale di stagione? Chi andrà in Champions? Ci va l'Atalanta in Champions, vince anche la Coppa Italia per me, spero almeno, no? Ok, niente. E i tre giocatori dell'Atalanta tu li conosci sicuramente. Sì, dai. Chi secondo te toglieresti all'Atalanta per tentare un riavvicinamento del tuo Milan alla squadra? Chi toglierei? Ilicic, dai. Ilicic sta giocando veramente bene, anche Zapata, però vabbè. Sono due acquisti che vedresti bene nel Milan. Sì, che se ne vanno via fine stagione entrambi, però. Lei è una tifosa atalantina? Certamente sì, come si fa a non essere tifosi dell'Atalanta? E soprattutto poi in questo periodo. Soprattutto in questo periodo, sì, sì. Sta regalando gioia. Sta regalando gioia a tutti i tifosi atalantini. Qualcuno non ci credeva, ma invece sta facendo furore. Lei ci credeva? Però devo dire che complimenti veramente all'Atalanta. Di chi è il merito? Giocatori, tecnico? Ma io credo che sia un insieme di situazioni, per cui il team credo che sia composto da varie persone. Comunque complimenti veramente. A chi non rinuncerebbe tra i giocatori? Sa che ogni anno si cambia la rosa, gente che va, gente che guardi, viene. Guardi, personalmente il nome dei giocatori non me li ricordo, ok? Sì. Tifo per la squadra in generale, ma nello specifico no. Okay. E adesso c'è la finale di Coppa Italia. È attesissima. Contro la Lazio, tra l'altro, appena battuta. Esatto, speriamo in bene. Cosa prevede? Io spero che vinca. Ci dia anche il risultato, pronostico. Allora, 2-0. Ok, e Coppa Italia che torna a Bergamo. Perfetto. Tu sei? Talantino. Oh, da quanti anni? Io un po'. Quando sei nato? Chi ti ha fatto appassionare all'Atalanta? Io e mio padre. Frequenta anche lo stadio? Sì, sì. E anche tu ci vai? Sì, sì. Tutte le sante domeniche? Non tutte. Cioè, una sì, una no? Sì. Due no, una sì. Cosa ne pensi di questa annata? Buono. Un'annata ottima. Come buono? Solo? Ottimo. Ah, ok. Ci sono dei risultati adesso da portare a casa, dopo tutto questo lavoro. Ovviamente parliamo di Champions e parliamo di Coppa Italia. Facci i tuoi pronostici, come andrà a finire? Che perdiamo la Coppa Italia. Perché... la perdiamo, okay. Però andiamo in Champions e perdiamo anche la Champions l'anno prossimo. Fantastico, vedo che sei un ottimista. Sei sempre così ottimista? No. A volte anche peggio. A volte peggio. Allora, l'Atalanta, come si può dire, sintetizziamo, io sono milanista, quindi il Milan è la moglie, l'Atalanta è l'amante, okay. E la Juventus è la suocera. Dai. Ah, ok, il giro è quello. No, un bel risultato, bellissimo per la provincia, per la città, per gli atalantini, per... Poi una provinciale, non sono sempre le solite squadre che vincono, dai. Adesso c'è di fronte adesso per l'Atalanta un finale di stagione importante. Sì, ho già preparato, i fumogeni in taverna. Ah, sì? Sì. No, dai. Gli obiettivi finali, secondo te? Come andrà? Li riuscirà a raggiungere? Ma io spero che vinca la Coppa Italia, perché quello resta in bacheca, resta un trofeo certo.
E poi speriamo che vada in European League, perché in Champions League la fanno fuori subito, sono troppo forti. Invece l'altra Coppa, come vedi, 2 anni fa si sono difesi. Però, insomma, il blasone di essere comunque andati in Champions League. Eh sì, la tentazione è forte. Un bel Atalanta-Barcellona, un Atalanta-Real Madrid a Bergamo. Sì, sembrano quei romanzi di fantascienza. No, beh, che posso dirti? Per ora è tutto bello, continuiamo a sognare anche da bergamaschi, quindi ci sono anche dei miei parenti toscani che oltre alla Fiorentina tifano Atalanta e sono contenti, dato che la Fiorentina quest'anno, ahimè, non è ai soliti vertici, si rifanno con l'Atalanta. Dai, è una bella storia. Bella la storia. Pedina fondamentale che non toglieresti all'Atalanta per mantenerla insomma forte? È Ilicic. Ilicic perché è un istrione, un mago, quello che ti fa la giocata, quello che fa innamorare. Gli altri, Freuler, Papu, tutta gente in gamba, gente concreta. Però chi ti fa innamorare è Ilicic, la giocata è... Ma sono i giocatori o è il tecnico? Tutte e due. Gasperini è uno che fa correre, uno che fa lavorare serio, gli rompe le scatole nel punto giusto e quindi è un motivatore. Speriamo che non ce lo portino via. Perché sai che adesso appunto quando raggiungi certi risultati... Sì. Speriamo non vada al Milan, ecco. Perché ormai il nostro va via, è logico. Comunque grande motivazione, grande emozione, evviva. Non ho neanche dormito la notte, tanto ero contenta. Quando? No, bravi, quando ha giocato adesso che va... Contro la Lazio? Contro la Lazio, certo. Ma tutto anche la Juventus. Tu, ma dai, chi è per... Una delle poche squadre... Se... Io parlo di Bergamasco, no, benissimo. No, parli bergamasco che capiamo benissimo. No, perché dopo sei andato in televisione, no, mi vergogno. Siamo bergamaschi, viva l'Atalanta. Viva l'Atalanta. Abbasso la Juve. C'è la finale di Champions. Sì, lo so. Di Champions, di Coppa Italia. No, quella, di Coppa Italia, lo so. Contro la Lazio. Contro la Lazio. Come va a finire? Sfiga. Diciamo! Ci dia il risultato. Ma non chiedetelo neanche. 3-1. Gol di? 3-1, 3-0. Chi segna? Chi segna? 3-0. Quello lì che... O il Papu. Papu è l'altro lì che... non è bello, ma mi è tanto simpatico. Io sono vecchia, ma ho una bella figlia che quasi la faccio conoscere. Sì. Che là che... quello un po' russino, come si chiama? Ah, ho capito! Sì, il difensore. Ma guarda tutte le partite in TV? Più tanto del TV, dopo votare come a te. Certo. Ormai manca poco alla finale, alla fine di stagione. E allora? Allora c'è la Coppa Italia, la finale. Coppa Italia, che ho capito, però anche la Coppa UEFA, il mio UEFA, quel tiro. Una volta si chiamava Coppa UEFA, adesso si chiama Europa League o Champions League. Dove potrà arrivare questa Atalanta? Fini in fondo, per me è famiglia con l'altra volta ha sbagliato il rigore, no? Sacramento di Dio, dai, sacramento, non si può. Può capitare, un rigore può capitare. Potrà costare la cara. Sì. Ma adesso c'è la finale di Coppa Italia contro la Lazio. Va bene. Chi vince? Vince l'Atalanta, chi vince? De Jur. Sicuro? De Jur. Quanto? Ma adesso lo stadio, si fa il nuovo o non si fa il nuovo? Cominciano, questa settimana cominciano i lavori. Ti giuro. Giuro. Anche io ci tengo alla curva nota, è che è proprio di storia, di chi vuole storia. Oggi cominciano i lavori, proprio questa settimana. E dopo lì alla FIO o gli piantano tutto. Ma magari a metà piantano lì. E se arriva in Champions League o no? Certo, è fino a Fonta. Ci siamo. Dove arriva? Arriva nella Champions, sicuro. Sì? Ha voglia. Cioè, mai. Ma dietro sono agguerrite. Chi? La Roma. Ha perso l'opportunità domenica. Il Milan. Perso l'opportunità qualche giornata fa. Chi manca? La Lazio, peggio ancora. La Lazio è morta ormai. Peggio ancora. No, non ce n'è per nessuno. Anzi, 9 punti in 3 gare. Addirittura, anche contro la Juve. Anche contro la Juve, sono comodi. Ne bastano 7 per arrivare alla Champions, matematica. 3-3-6, ma anche i 3 punti con la Juve, giocando così, sì. C'è qualcuno che baratterebbe l'arrivo in Champions con la Coppa Italia? Assolutamente meglio la Champions, per una volta. Meglio la Champions? Sì. Ma la Coppa Italia sarebbe in bacheca lì. Così, una Coppa Italia. Vuol mettere a giocare magari contro Barcellona così?
Atalanta, Barça. Solo la soddisfazione. Magari anche a batterli in casa. Beh, si può fare tutto con Gasperini, eh. Gasperini, chi è il vero segreto della squadra? Lui. Lui che sa far giocare le persone e ha lanciato parecchi giovani. Contratto già allungato fino al 2021, ma ieri ha lanciato la frase sibillina: se qualcuno mi vuole parli con il presidente. Giustamente, perché anche lui deve fare le sue esperienze. Lui ha dimostrato di essere un grande allenatore, può arrivare ovunque. Ce lo portano via? Quanta è la percentuale? Percentuale? No, però se va in Champions ci sta qua. Sì. Ok. Sì. Andare a rischiare con chi? Con l'Inter? No. Dopo un'altra esperienza già fatta. Esatto, col Milan, resta, con Bergamo. La Roma, la sta. E a chi non togliamo? Che giocatore non togliamo alla rosa per tenerla competitiva? No, bisogna tenerli questi. Tutti? Tutti, sì. Ok. Sì, perché comunque si... hanno una sincronia fra di loro e si alternano molto bene. Anche quando ne manca uno, sono sicuro, manca Gomez, Domenica, Masiello, ma c'è chi li sostituisce in modo ottimale. Stiamo facendo un'inchiesta sulla magica Atalanta. Vabbè, in questo momento è messa bene, rischia davvero di andare in Champions League. E che bel rischio! Sì, rischio, saremmo tutti contenti. Dopo la vittoria di ieri con la Lazio, penso che ci sono delle buone possibilità, insomma. Ma meglio un posto in Champions, dovendo scegliere, o meglio in bacheca alla Coppa Italia? Forse per me è meglio la Coppa Italia, perché comunque è un trofeo che rimane e comunque la Coppa Italia dà la possibilità di andare in Europa League, anche se è un'Europa un tantino sminuita rispetto alla Champions. Perché secondo lei non ci arriviamo in Europa League se non si vince la Coppa? Ma in Europa League sembra che ormai sia blindata, perché il quarto posto, adesso i conti sono da fare, però ci sono tante possibilità, insomma, per l'Europa League. Perciò forse è meglio vincere la Coppa Italia, che poi in automatico si va anche in Europa League, insomma. Lei all'inizio stagione com'era? Di quelli che speriamo di arrivare in Europa? Qualcuno diceva speriamo di salvarci. No, io ci speravo, anche perché è 2 o 3 anni che sta facendo veramente bene. E come fa a fare veramente bene? Perché è merito dei giocatori o qualcuno dice è il tecnico che fa la squadra? Secondo me l'80% del merito è di Gasperini. Perché se prendiamo certi giocatori che giocavano nell'Atalanta, tipo Caldara o Conti, andati via dall'Atalanta, non hanno fatto quasi più niente. Perciò vuol dire che come li fa giocare Gasperini, rivaluta e valuta anche i giocatori. Mi sa che se ne sono accorte tante squadre che Gasperini è un buon tecnico. Sì, tanto è vero che a Genova ieri hanno contestato il presidente del Genova, perché 3 anni fa ha dato una buona uscita a Gasperini per andare via. Ha visto lo striscione Belin, guarda come gioca. Lo striscione guarda l'Atalanta come gioca. Perciò il merito, ripeto, è di Gasperini. Perciò più che blindare i giocatori, prima meglio blindare il tecnico. Secondo me sì, e se dovesse andare in Champions rimane sicuramente. Perché se non si dovesse andare in Champions, secondo lei si guarderebbe in giro? Sicuramente ha delle altre offerte molto più allettanti, proprio dal punto di vista economico, di quelle dell'Atalanta attualmente. Poi vediamo come va a finire, insomma, speriamo che rimanga comunque. E c'è un giocatore che della rosa, meglio che in finale a Roma ci sia, più degli altri? Solo almeno 2 o 3, perché i 3 lì davanti, Zapata, Ilic e Gomez, fanno la differenza. Però a me piace tanto Ilic, per esempio, perché col pallone nei piedi è uno spettacolo vederlo. Ultima cosa, risultato finale della Coppa Italia? È un auspicio che vinca l'Atalanta un bel 2-0. Io sono interista. Interista? È sempre nero azzurro. Gli atalantini con noi in Champions li aspettiamo. Ecco. Inter terzo, Atalanta qua o viceversa. Adesso c'è questa garetta qui, perché adesso c'è solo un punticino. L'importante è che resti fuori la Roma e il Torino e la Lazio, eccetera, eccetera. In Champions le Lombarde. Le Lombarde nere azzurre. Ecco, ma come va a finire la corsa? Non in Milan, No, ecco.
Da interista? Da interista no. Non potrei mai. Come va a finire appunto per il terzo posto? Ma ho guardato il calendario, secondo me terza ce la fa l'Inter. C'ha domenica il Chievo, poi all'ultima c'ha l'Empoli in casa. Dovrebbe essere fatta. Dovrebbe essere blindato. Dovrebbe, per l'Inter sì. Sai che dovrebbero, c'è tante partite poi, con poi, dovrebbero. Poi con l'Inter che è una squadra pazza per definizione, quindi... Però l'Atalanta ci arriva, dai. Dice che arriva in Champions. Sì, dovrebbe farcela. E c'è anche una bella partita da giocare contro la Lazio in finale di Coppa Italia. Li hanno stracciati, li stracceranno un'altra volta. Dice? Sì, sicuro. Anche lì il pallone è tondo, ma lei è sicuro? No, da interista di Bergamo, ovviamente. Ok, e allora ci dica il risultato finale della partita della finale di Coppa Italia. E ripetiamo, 3-1 ancora. Stiamo parlando di calcio. Calci. Di Atalanta. Atalanta, spettacolo. Atalanta è la squadra bergamasca per eccellenza. Quindi bisogna essere atalantini, speriamo che vince. C'è una Coppa Italia adesso di mezzo. Speriamo che vinca la Coppa Italia, speriamo che va in Champions. Che arriva almeno quarta se non terza addirittura. Addirittura. Vabbè, l'Inter è lì a un punto. Vabbè, considerato che l'Inter è abituato a perdere e non vincere, okay, può continuare, lasciarci andare o no? Ah, ok. Ecco. Quindi non è detto, non è così scontato che non si possa raggiungere anche il terzo posto. Speriamo. Beh, si fa il tifo per questo o no? Giusto. Ecco, mi sembra. Giusto. Bene. E come finisce la partita di Roma, la finale di Coppa Italia? Ma io ripeterei il risultato 3-1, va bene. Con gol di? Non ha importanza chi segna. No. L'importante è buttarlo dentro. Sì. Ma c'è un giocatore più importante dell'altro nella rosa atalantina? Ma sai, io ho conosciuto Gomez, allora vabbè, è più simpatico degli altri solo perché l'ho conosciuto, poi sono tutti simpatici, non è okay. Che grazie. L'importante è che siano simpatici, che siano anche forti. Certamente. Ma è tutto merito del tecnico, dicono. Non è vero. In campo sono quelli che giocano, poi il tecnico ci mette la sua parte. Okay. Credo. Un po' per uno. Parliamo di Atalanta. Ah, non sono molto tifoso di calcio. Penso che non valga la pena di chiedere a me perché non sono molto tifoso. Mi fa piacere che l'Atalanta vinca, ma non vado oltre, cioè spero che vinca ancora. Tutto solamente un augurio per l'Atalanta. Sì, sì, certo, tanti auguri. Vinci ancora che fai piacere ai bergamaschi e non solo ai bergamaschi. L'Atalanta spacca! No. Atalanta! Cosa ne dice? È logico. Forza Atalanta, forza, qui in provincia di Bergamo, per forza Atalanta. Come vede il finale di stagione? Terzo posto assoluto. Dico, se non vincono almeno due partite. Dici che scavalchiamo anche l'Inter? Sì. Sicuro? Sicuro, 100%. E quindi la Coppa Italia neanche glielo chiedo. Quella è un po' una partita a parte, però si può anche fare. Qualcuno ha visto la partita contro la Lazio di Coppa di campionato? No, ma non c'entra niente. Sono un'altra partita, si parte a 0-0. E quindi è campionato e mica detto. Cioè, dicevo, una finale a 60. Sarebbe un'occasione da non perdere, però mica tutte le partite le puoi vincere. Cioè, di risultato? Pronostico? Con la Lazio? Sì. Potrebbe essere un 2-1. Per? Si spera l'Atalanta, dai. Non diciamolo troppo forte. Ecco. E chi è la pedina fondamentale di questa squadra? Ma per me Ilic e Zapata e Papu Gomez. Sono loro tre davanti lì. I tre dell'Ave Maria. E se ci soffiassero l'allenatore? No, penso di no. No? No, ci sta bene qui Gasperini. Fatto bene anche a Genova, dunque chi può fare ancora meglio, perché per Cassi sta portando una bella Atalanta. Quindi anche se lo chiamassero squadre più blasonate, Juventus o chissà cosa? Almeno per quest'anno no. Okay. Chiederemo l'anno 21. Magari allora tentiamo di superare e di migliorare addirittura la classifica l'anno prossimo. Se passa, migliorare è un po' difficile vincere il campionato. Ecco. Ci vogliono parecchie monete.
Ma secondo me l'Atalanta ha fatto dei grandi passi avanti. Io sono sincera, non seguo il calcio, ma da quello che sento sta andando alla super grande. Alla super grande, sì. Quindi complimenti all'Atalanta, chapeau, veramente. E c'è una bella finale da giocare contro la Lazio. Stiamo raccogliendo anche pronostici. Se fanno il risultato di ieri, siamo in botte. Ma sai che terra. La finale non è proprio una partita a parte, stimoli diversi. Ma i bergamaschi sono più calorosi dei laziali, quindi andiamo e vinciamo. Quindi è sicuro che si porta a casa la Coppa Italia? Sì, okay. Sì, sicuro. Incrociamo le dita. Incrociamo le dita. Tutte le incrociamo le dita. Guarda. Grazie mille. Cosa vuoi che ti dica? Che una stagione così è irripetibile. Sono già tre stagioni così. Appunto, ogni anno mi dicono una stagione così irripetibile. No, sono tre. E poi dopo, l'anno dopo... Sono tre. Si fa anche meglio. Sì, anche se ci mettono sempre i bastoni nelle ruote. Ma siamo troppo forti, quindi vinciamo sempre noi. Cosa vuol dire i bastoni tra le ruote? Le vecchie storie. Che gli arbitri? Tra arbitri, tra uno tra l'altro. C'è sempre stato un... siccome l'Atalanta è una provinciale, quindi gli dà fastidio qualcuno. Addirittura magari dà fastidio che una provinciale come l'Atalanta vada in Champions League. Champions League sarebbe il massimo per noi. Abbiamo vinto lo scudetto andando in Champions League. Sicuramente. Parlavo con un po' di miei amici atalantini e dicevano: io però non baratterei la Champions League con la Coppa Italia. Dovendo scegliere uno o l'altro? Ma io ho paura, ma le vinciamo tutte e due. Tutte e due? Sì. Ah. Quindi... Coppa Italia con la Lazio... È già vinta. Per me sì. Incrociamo le dita perché non vorremmo gufare. Se giochiamo così. Ok. Perché dopo dipende anche se ti fa male qualcuno, così, ma se siamo al completo non credo, perché loro sono andati in calo ormai, almeno vedendo i risultati ultimamente sono questi. La partita di ieri, insomma, se dovesse giocarsi ancora così. Sì, se ci fanno il 2-0 magari è un'altra cosa, però poi non c'è più partita. Noi giochiamo. Noi vedere l'Atalanta e giocare al calcio, divertirsi. Ma la forza dell'Atalanta sono i giocatori o il tecnico? O la dirigenza? Per me è tutto. Tutti e tre combaciano nelle stesse, vanno sulla stessa strada. Non c'è nessuno, anche sta in panchina uno, sta in panchina l'altro. La cosa è tutta lì tranquilla, quindi per me è una di poche società ancora... Dopo certi grandi club. Stanno ancora, in tanti stanno ancora cercando l'allenatore ideale, i grandi club. E si dice che, insomma, Gasperini purtroppo si è tenuto d'occhio. Purtroppo. Una offerta che ho, dopo guardano i soldi. Certo. Anche se c'è il cuore, c'è tutto, però magari non si sa. È sempre stato così nel calcio. Il giocatore uguale. La maglia, ma la maglia quando ti danno i soldi. Ma dici che cambia l'allenatore? Non lo so, come faccio a saperlo? Per me è tutto lì. Ovviamente da si spera che... Probabilmente resta. Magari se vince la Champions League, può andare in Champions League per fare un anno e provarci, allora magari ci resta. Però dopo bisogna vedere anche questi, perché qualcosa bisognerà pur dargli. Che partite potremmo vedere a Bergamo in Champions League l'anno prossimo? Bel Atalanta Real. Giusto di partenza, siamo a casa. Atalanta Liverpool. Siamo già a casa subito allora. Ma come siamo già a casa, no? Sta con Real. Cioè, dia tre giocatori e poi la lascio andare, tre giocatori insostituibili nell'Atalanta. Ilicic, Papu Gomez e adesso Zapata. Poi ci sono anche i difensori, prendi Mancini, Masiello, sono dei pilastri, ma anche Deron, Toloi, sono tutti giocatori che non puoi, togli uno, metti un altro, ma ci devono essere, ecco, se ci sono tutti i componenti giusti, vai. Adesso poi arriva anche lo stadio nuovo. Curva Nord. Finalmente non prendiamo più l'acqua. Tifosissimo dall'Atalanta. Sì! Hai visto qui ieri che è una foto fantastica, la vittoria a Roma. È bellissimo, bellissimo. Speriamo che vinciamo almeno la Coppa Italia. Come va a finire questa stagione secondo te? Con la Coppa Italia si vince. Quarto posto. Eh? Quarto posto. E vittoria almeno speriamo dalla Coppa Italia. Cioè sarebbe il top allora.
sarebbe ideale, ideale, no? Il top sarebbe ideale. Vabbè. E il merito maggiore di questa annata così bella, a chi lo diamo? A Gasperini. Gasperini è il giocatore più forte che cosa è Illich. Ok. Almeno sono quelli i due perni fondamentali. Anche Gomez, però, almeno Illich secondo me è il giocatore più forte che c'è. Non all'Atalanta, almeno in Serie A, dico. Non dico, non parliamo di Cristiano Ronaldo, però almeno uno. Ma ultima domanda e poi ti lascio. C'è qualcuno che dice che Gasperini... Cosa? Che va via? Ci sono tante squadre importanti che lo stanno tenendo d'occhio. No, non penso che il Ipercassa lo lascia andare via, non credo proprio. Perché all'Indo di sicuro non va. Okay. Nella Roma, nelle altre squadre, nella Juve non credo proprio. Perché senza Gasp l'Atalanta non potrebbe rifare una... Il gioco che sta facendo quest'anno, no, di sicuro gli altri anni che l'ha fatto con Gasperini, non credo proprio, però è tutto da vedere. Speriamo resti. A 1000%. Ci racconti un po' come vede questo finale di stagione? Quello del 15 maggio o quello del campionato? Tutto. Non lo so. Partiamo dalla Coppa Italia? Spero che il 15 maggio giù a Roma vinca. Lei non è una di quelle che ha riempito i 25 pullman per adesso, ma... Purtroppo no, però magari ci sarei anche andata volentieri, però... Per tanti motivi non ci sono potuta andare. La guarderà in televisione. Certo che la guarderò, ma scherza. Ci dia il risultato finale. No. Non si può dire. Scaramantico. Giusto. No. Spero che vinca, però. E poi adesso... Come ha fatto domenica, però. Certo. Adesso però parlare di Europa League sembra un po' un contentino l'Europa League a questo punto. È d'accordo anche lei o...? Non lo so, non mi esprimo. Vuole la Champions lei? Magari, quella sì, mi piacerebbe. Sì. Probabilità che ci arrivi? 90%. Vabbè, esagero, dai. Stiamo parlando di Atalanta oggi. Ho visto. Real Atalanta. Sono contento. Sono... E poi a vederla giocare soddisfa, capisci? Ha un bel gioco. Io quando vedo le altre squadre mi sembrano che vadano... molto meno veloci dell'Atalanta. E questa velocità ci porterà alla Coppa Italia? Sì, penso che la Coppa Italia sia nostra. Ma poi bisogna dire che l'allenatore Gasperini lì è proprio bravo. Con i giovani ci sa fare, basta. Perché penso che i giovani siano bravi, però il merito sia tanto suo. Sarà un po' duro negli allenamenti, però dopo si vedranno i risultati. E ci parlava prima un signore che è proprio bravo perché abbiamo venduto tanti giovani, Gagliardini, Chessi, Caldara, che all'Atalanta erano dei fenomeni, e poi via da Bergamo. No, è che noi non possiamo tenerli perché non abbiamo i soldi che hanno le altre squadre. Allora dobbiamo darli via quando sono... Facciamo plusvalenze. Però tutti gli anni tiriamo fuori i giovani. Ed è quello. Se non facciamo così nella nazionale, chi mettiamo? Appunto. Un po' di bravi ragazzi italiani. Chi è più forte adesso che c'è in rosa nell'Atalanta? Gomez, là. Il Papo. L'irrinunciabile. Cioè, il gioco parte tutto da lui. Il movimento che fa lui, i compagni sono bravi a andargli dietro. Okay. Perché è importante quello. Lei inizio stagione ci credeva? Alla Champions d'Europa? Sì, no, alla Champions no, però... E ci arriverà secondo lei? Ci arriva? Sì, ci arriva. Champions sicuro? Ci arriva. Okay. Io sono convinto perché sono tifoso, non posso fare a meno di essere tifoso, è la nostra squadra. Perfetto. E adesso mettiamo a posto anche lo stadio, più bello di così, dai. Bene per l'Inter. Cosa ne pensi del finale di stagione? Riuscirà l'Inter a tenersi il terzo posto? L'Atalanta è una bella squadra, gioca bene, però mi sa che l'Inter... Sì. Avrà la meglio. Quindi spero. Terzo posto e quarto ci può stare l'Atalanta? Sicuramente sì. Se lo merita. Da tifoso appassionato del pallone, dici come va a finire la finale Coppa Italia? Vincerà l'Atalanta. Quanto? 1-0. Basta uno. E avanza. Per commentare le imprese della grande Atalanta. Bravissimi. Bravi. Veramente, complimenti. Bella stagione. Sì, molto bello. Segue il calcio? Seguo...
poco, non molto, però mi fa piacere. Tifoso di quale squadra? Juventus. Ok, ok. Tra l'altro la Juventus incontrerà proprio nella penultima sì, l'Atalanta. Sì, lo so. Lasciateci tre punti, ci serve. Sì, va bene, dai. Va tutto bene. Era pronosticabile l'Atalanta? Io... In questa posizione di campionato? No, no. Secondo me no. 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 Non credo che nessuno... No, non si riusciva a immaginare una cosa simile. Come mai questo miracolo bergamasco? Chi è il fautore secondo lei? Beh, l'allenatore avrà un suo merito, no? E i giocatori che camminano, giusto? Lo vedrebbe bene Gasperini alla Juventus? Ah, non lo so, sono cose più grandi di me queste. Sì, sono milanista però. No, come milanista? Sì, no, vabbè, l'Atalanta sta facendo un belle stagioni, cioè, non ho dubbio, c'è cioè, tanti cori, diciamo, nell'Atalanta. Cioè, sono contento per loro, però sono sempre milanista. Spero tanto. Il Milan quest'anno... Sì, siamo in buona difficoltà perché praticamente abbiamo fatto il mercato la stagione scorsa un po' così così. Ancora non è uscito fuori nessuno del mercato dell'anno scorso. Chi ruberesti all'Atalanta? Zapata. Anche Ilicic. Cioè Zapata non è veramente attaccante. Secondo me sarà più forte di Higuain, cioè, perché lui che attacca sempre l'aria piccola fa gol. Ma come tecnico ti tieni Gattuso? O Gasperini? Allora, cioè, Gasperino le metto con sempre i giocatori giovani perché lui è da sempre di forza, un gruppo. Gattuso veramente ora, finora non ho visto niente di bello. Non ti ha entusiasmato? No, no, cioè, c'è il cuore, c'è tutto, ma il Milan è passato, è stato tutto, ma per ora non sta facendo i risultati. E chi va in Champions League? L'Atalanta o il Milan? Spero il Milan. E anche per questo appuntamento del Sasso nello Stagno d'Albino abbiamo concluso, grazie a tutti i tifosi atalantini e non che hanno risposto alle nostre domande qui per le strade della cittadina della Mediavalle. Grazie anche a Vladimir Lazzarini, come sempre, per le riprese e il montaggio, e l'appuntamento a questo punto con il Sasso nello Stagno è a settimana prossima.